Questo è dedicato a Napoleone, visto che il 5 maggio ci lasciò. Lo studio di Dunning-Kruger, spiegato da un ragazzo, affinché magari, chissà, capisca qualcosa pure suo padre. Dice il mio professore Nicola che esistono due tipi di cretini, quelli che sanno di esserlo e quelli convinti che la loro cretineria sia una forma di intelligenza superiore. Ho notato che alle volte le persone, pur conoscendo poco una cosa, sono convinti di saperne tantissimo e quindi fanno un sacco di cazzate. Tutto parte dalla convinzione di essere sempre dei fenomeni e bravissimi in qualunque campo. Poi mio padre. Io ad esempio ho il problema contrario. Penso sempre di non sapere niente e me ne sto zitto zitto, buono buono. Poi alla fine mi accorgo che quelle cose magari le sapevo o va a finire come avevo pensato. Come spesso capita con i miei amici. Ma ho paura a fare e mi vergogno a dire. Poi trovi in giro invece tra gli amici quelli che sanno tutto, i fenomeni, e ti fanno sentire piccolo piccolo. Non è facile trovare il giusto equilibrio tra il coraggio di tirar fuori il potenziale e passare per supponente, vanitoso, saccente. Questo è il problema che ho io e tanti altri. Forse perché a me da piccolo mi hanno insegnato a non giudicare le persone, ma solo a me l'hanno insegnato, visto che mio padre giudica tutti. E allora io non voglio crederci, sono il primo, non riesco a accettare il fatto che magari una persona possa essere semplicemente un idiota che spara cazzate. Però mi sono anche stufato di starmene sempre zitto ad ascoltare certi idioti che mi circondano. C'è una frase che sembra fare al caso mio. L'ignoranza unita alla supponenza dà molta più fiducia della conoscenza unita all'umiltà. Eppure Bertrand Russell fa il caso di noi insicuri. Una delle cose più dolorose del nostro tempo? Chi ha certezze è stupido, chi ha immaginazione e comprensione è pieno di dubbi e indecisioni. Arrivare a capire quante sono le cose che non sappiamo dovrebbe portarci la voglia di conoscere sempre di più, papà? In quinta elementare feci una specie di tesina su Napoleone, porello, e andavo in giro dicendo che sapevo tutto su Napoleone. Mi ricordo che giravo per le aule, dentro casa, giravo dappertutto, io sapevo tutto su Napoleone. Interrogatemi, sono il massimo esperto mondiale su Napoleone. Sfidavo le persone a farmi le domande, come quelli che vanno in TV per cercare di vincere i giochi a premio. Oggi al liceo io ho 5 storia, quando va bene. Ho promesso a me stesso di prendere 7 storia, non quest'anno perché quest'anno ce l'abbonano a tutti, ho capito, però dal prossimo anno vorrei provare a prendere 7. Per ultimo vorrei dire qualcosa a mio padre. Lui praticamente in ogni campo si considera un esperto, eppure va sicuro che non è così. Io sarò pure troppo insicuro, ma lui è un pallone gonfiato. Lo so che non dovrei dirlo, ma io godo come un riccio, quando viene ridimensionato e messo in riga dalle persone. Perché lui si considera molto forte a giocare a pallone, a guidare la macchina e correre come un cretino, negli sport in generale, quando si parla di filosofia, di storia, di politica, sa sempre tutto lui. Non ascolta, pretende di avere sempre l'ultima parola, pensa che gli altri siano mediocri e lui no, un santone, o come lo chiama un mio amico, il sattuttone. Perché si chiama il sattuttone? Perché in pratica sa tutto lui. Io purtroppo, o forse per fortuna, chissà, in questo ho preso da mamma, che se ne rimane in silenzio, l'ascolta, con gli occhi rivolti al cielo, implorando pietà. Ecco, mio padre avrebbe bisogno di qualche doccia di umiltà, ma pure un profumo di umiltà ogni tanto. Sapere di non sapere, mostrare stupore, papà, fallo per me, ma soprattutto per te stesso, lo dico per te. Non pensare di essere il migliore. Guarda che anche gli altri alle volte sono capaci, lo sai? E quando perdi o non sai una cosa, ci devi sta, non devi rosicare. Alle volte sei ridicolo, papà. La gente ti dice sì, lo sai perché? Perché sei stufata. Allenati, in ogni campo bisogna allenarsi, anche se poi bisogna scendere in campo. E questo è l'invito che faccio a me stesso. Ciao a tutti. Valerio Madeghè, 16 anni. Ciao, pure a Napoleone. Eifu.